Benvenuti a Acapulco on the Beach. Un saluto da Paolo Sinibaldi, immagini e montaggio Luca Romano. La prima domanda che vi faccio è questa: vi piacciono le motociclette? Anche l'alta velocità? Le emozioni? Sì. Vi piacciono anche gli animali, cani e gatti in particolare? Voi adesso vi starete chiedendo che cosa c'entra, che nesso c'è? C'è un nesso assolutamente valido, ce lo spiega Cesare Ranucci, che gira il mondo con la sua moto per raccogliere fondi proprio per i cani e i gatti randagi. Cesare Ranucci, moto, animali, hanno qualcosa in comune, no? Perché tu l'hai già detto, noi vogliamo che tu ce lo ripeta davanti al microfono di Acapulco on the Beach. Hanno una caratteristica simile. Esatto, il loro denominatore comune è appunto il senso della libertà e dell'istintività. Io penso di avere la stessa peculiarità, perché è una vita che vado ricercando appunto sempre più la mia libertà e la mia istintività, e le riverso appunto su queste mie grandi passioni, che sono le moto e gli animali, e dal connubio di quest'ultime, dal connubio delle due, è nata appunto Motomissione, dove io racconto ogni anno una mia avventura, una mia nuova esperienza in moto a scopo benefico per gli animali. Ed infine ne realizzo un documentario e cerco di farlo girare sia sui canali social, riviste, articoli, ovunque. Cerco di farlo girare il più possibile, con il fine di sensibilizzare le persone sia per la causa animale, ma anche al senso dell'avventura, al voler uscire di casa e viversi una vita adrenalinica. Motomissione.it, ormai tutti quanti ti conoscono con questo, che è diventato una sorta di nickname nell'ambiente. Cani, gatti, randagi. Passione in generale per gli animali, no? Da qui nasce questa idea di motomissione, no? Tu sei un appassionato di moto, naturalmente di animali, vero? Esatto, io amo perdutamente gli animali, ma di tutti i generi, e da tempo ormai, anche da piccolo, che cerco nel mio piccolo di aiutarli in ogni modo, e quello che voglio fare è che... ho visto tantissimo, soprattutto nei social, il mondo dell'animalismo, di dare sempre messaggi negativi, quindi di raccontare disagi, problemi, angherie e maltrattamenti. Quindi sono messaggi negativi che possono solo avvicinare chi animalista già lo è. Allora io voglio mandare dei messaggi positivi, cioè raccontare delle storie, un qualcosa che può avvicinare persone che gli animali ancora sanno di amarli. E quindi con i miei piccoli documentari raccontare realtà, raccontare l'avventura di un ragazzo, raccontare anche l'adrenalina su due ruote. Hai detto a microfoni spenti anche una cosa molto interessante, perché vanno aiutati senz'altro gli animali in difficoltà, ma vanno aiutate anche le persone, le associazioni che aiutano gli animali, perché bisogna trovare quelle serie. Esatto, bisogna aiutare le persone e le associazioni serie, anche perché ad oggi, con il social, persone e associazioni nascono come dei funghi, quindi è difficile trovare la giusta persona, la giusta associazione che non ne faccia lucro o altro, ma che le aiuti davvero gli animali in difficoltà. Anche se sono certo che grazie alla condivisione, alla comunicazione, che migliora sempre di più, anche la sensibilità verso gli animali sta venendo sempre più. Tu sei pescarese, sei un ragazzo pescarese che nella vita di tutti i giorni è un personal trainer, con la passione animali e moto, no? Quindi cerchi di ritagliare tempo, risorse a questa che più che una passione forse è anche un sogno, no? Sì, il mio sarebbe veramente un sogno, quello di farlo come professione ma senza lucro, andare in giro per il mondo in moto a raccontare belle storie di animali. Questo per me sarebbe un sogno. Forse il lavoro del personal trainer sta a sottolineare il fatto che io amo la libertà, perché se non avessi la libertà lavorativa di potermi scegliere e prendere dei periodi per fare questi progetti, oggi non starei qui. E devo ringraziare
anche la palestra dove lavoro, perché mi ha dato la possibilità di conoscere persone, aziende che mi hanno supportato sia per la messa in opera di tutti questi eventi, sia per le raccolte fondi. Abbiamo inquadrato il tuo arrivo qui a Acapulco. Il nostro Luca Romano ha ripreso questa bellissima moto da competizione, no? È una Kawasaki Ninja, ha anche diversi adesivi davanti, cioè, a parte i tuoi partner, no? Ma c'è scritto anche Isola di Man. L'Isola di Man, per chi non lo sapesse, rappresenta una sorta di punto di arrivo per chi pratica un certo tipo di motociclismo da competizione. Che cos'è l'Isola di Man per voi? Tu ci sei stato nel 2016. Sì, esattamente. In una sola parola, l'Isola di Man è la Mecca. È la Mecca del motociclismo. Chi ama davvero la moto, chi ama l'adrenalina e chi ama soprattutto l'essere pilota, che non un team, il business e tutto ciò che lo circonda, e l'Isola di Man racchiude tutto questo. Sono stato nel 2016 e lì, grazie all'azienda Walter Tosto, sono riuscito a coronare questo sogno di visitarla e stare lì un mese. Devo dire che è un sogno, è costantemente un sogno. C'è la malattia Isola di Man, chiunque va lì non ne può fare più a meno, tant'è che io me lo sono tatuato. Te lo sei tatuato sul braccio destro, eccolo qui. Posso farti una domanda banale, da motociclista, ma non da competizione, ma da città e da piccole gite, ma è pericolosa, come si dice, questa competizione? Allora, l'Isola di Man, sì, anzi, questo è un messaggio che voglio mandare a chiunque voglia andare un domani a visitarla. E, oltre ad essere un'isola che purtroppo trattiene a sé qualche vita ogni anno, a ogni manifestazione, però questo parlando dei piloti, ma i piloti sono ben consapevoli cosa vanno a fare. Ma un messaggio che voglio rivolgere a tutte le persone che vogliono andare è che bisogna stare attenti da turisti quando si percorre il mountain circuit, perché si va lì con carichi dello stare sulla strada più bella del mondo, e quindi bisogna stare attenti sia a se stessi, quindi nel dosare il gas, che agli altri che non lo sanno dosare. Facciamo così, Cesare Ranucci, ci vediamo questa clip con le immagini più belle, non soltanto dell'Isola di Man, poi commentiamo con dovizia di particolari. Hi, I'm Blossom and I just love cats, that's why I'm here really. Ciao. Fantastico. Spero che questa avventura possa suscitare una forma di emulazione al voler far del bene e azioni dedicate al sociale verso il prossimo e verso gli animali, purché però sia vestita da adrenalina e una buona dose d'avventura. La donazione che noi stiamo portando per nome e per conto del nostro main sponsor, l'azienda Walter Tosto. Thank you so much. L'Isola di Man, caro Cesare Ranucci, l'abbiamo detto, un sogno tuo personale, ma anche di moto missione. Sull'Isola di Man com'è andata la raccolta fondi? Sei riuscito a far passare il messaggio? Il processo è stato inverso, nel senso che prima della partenza, grazie alla vendita di queste t-shirt moto missione, sono riuscito a totalizzare una somma di 2.200 euro che nell'Isola di Man l'ho donata in tre ben mission benefiche. La prima a una pensione di cavalli anziani lì dell'isola, la seconda a un gattile e la terza a un reparto soccorso piloti. E poi non è finita qui, perché l'Isola di Man sicuramente è la Mecca, lui l'ha definita così, ma 2017 passiamo innanzi, abbiamo visto anche le immagini, la clip montata da Luca Romano. Si è andato in un'altra zona, si è andato in Ucraina, in particolare a Kiev. Sì, perché per me la moto non è solo correre,
Per me la moto è libertà e quindi mi piace viverla a 360 gradi nelle esperienze che possono offrire le due ruote. Quindi mi sono improvvisato moto viaggiatore e ho fatto un viaggio attraverso tutta l'Est Europa per raggiungere Kiev in Ucraina e donare la somma di 1800 euro, sempre provente di queste magliette qui, al Rifugio Italia di Andrea Cisternino, un animalista di fama mondiale che si adopera a salvare gli animali da quella triste realtà che l'Ucraina. Poi io ho visto anche delle altre immagini super spettacolari che rappresentano quello che stai facendo, no? Anche in questo 2018, il campionato italiano velocità salita, cioè sulla strada. Certamente io ho visto in sicurezza, perché ci sono tantissime situazioni in cui il motociclista in caso di caduta non si fa così male, però ci vuole fegato, ragazzo mio, ci vuole tanto fegato in salita e fare quelle curve, quelle chicane. È un piccolo preludio alle road race, che sono a circuito, mentre lì si parte da punto A per arrivare a punto B e di norma sono 2 km, 2,5 km da fare nel minor tempo possibile. Ovviamente chi sta guardando, va in moto, sa che la domenica andare in montagna e anche spingere, questo non bisognerebbe dirlo, però fare il CIVS e correre in montagna, misurarsi, ma del tutto, in maniera del tutto legale e in sicurezza. Ovviamente come motomissione Docet, questa è una nuova esperienza, sempre con il denominatore comune, la beneficenza, quindi anche lì sto vendendo queste magliette, perché la mission di quest'anno, oltre che raccontare le road race, la mia avventura, le mie gare, a fine campionato tutti i proventi di queste magliette saranno destinate per una campagna di sterilizzazione dei randaggi, cani e gatti della mia città che è Pescara. Noi ti abbiamo voluto catturare nei mesi estivi con Acapulco on the Beach perché tu tra poco, diciamo così, stai già preparando, ma partirai per il Nepal. Non è che ci diventi buddista? Non lo so. Può essere, perché no? Può darsi, io tanto il Dio è uno, è solo che ognuno di noi gli dà un nome differente, ma c'è un dato oggettivo che è il bene e il male. E quella è l'unica verità. E quindi sì, adesso è in cantiere, bisogna trovare solo, finire a trovare dei fondi, strutturare la storia e poi fino a ottobre prendere i biglietti, partire per il Nepal e raccontare, vi dico solo questo, un evento che si chiama il TR, la festa delle luci, i 5 giorni degli dei e degli animali. E allora poi vi relazioneremo anche su questo, dovete avere pazienza perché adesso noi ci godiamo l'estate. Neanche a dirlo. Ci lasci con due messaggi, caro Cesare Ranucci. Uno te lo chiedo io, l'altro è quello più specifico riguardo a motomissione, quindi riguardo al sostegno a chi aiuta gli animali randaggi. Uno slogan, un messaggio, un pensiero che puoi avere. L'altro te lo chiedo io perché è quello di distinguere con molta attenzione la competizione con le moto alla sicurezza di tutti i giorni, perché ne vediamo di tutti i colori sulla strada e questo è molto importante. Esatto, la sicurezza sta nel fatto che anche se una persona sa che sa portare il proprio mezzo, ma gli altri magari no. Il problema sono le strade, sono gli incroci, sono la segnaletica che non c'è, il telefono, chi si trucca e quindi bisogna stare attenti, anche perché poi non si può dare il massimo per strada, quindi anche il divertimento è la metà e solo il rischio che è elevatissimo. E il problema, e questo è un altro messaggio, che se abbassassero il costo, alcuni costi, gomme, pista, di certo in molti noi motociclisti frequenteremmo più la pista che la strada, questo è poco ma sicuro. E un messaggio che posso dare per gli animali randaggi, che adesso, scusate, no, gli animali randaggi sono la tua mission, il vero problema è questo, perché spesso si fanno delle cose, tu le fai seriamente, qualcun altro poi durante i mesi estivi magari abbandona, lo si fa ogni anno purtroppo. Un animale è come avere un figlio, quindi
bisogna farsi un esame di coscienza prima di prenderne uno e non quindi in maniera egoistica, e bisogna fare un calcolo se c'è la possibilità economica, di tempistica, e quindi se ci sono tutti i crismi dovuti per avere un animale, perché non c'è nessun obbligo di avere un animale e non tutti sono portati ad averne, secondo me, uno. Cesare Ranucci, good luck. Da uno sport a tanti altri sport, come sapete la TV Lab segue tutte le discipline, ma tutti gli eventi, soprattutto di questa estate con Acapulco on the Beach. E allora, nella piena tradizione, dove vi portiamo? Oggi faccio un sacco di domandine. Vi portiamo sul treno dei servizi.